Pane senza impasto. Benvenuti su Cookaround. Comincia versando lievito nell'acqua e poi mescola. Se usi lievito disidratato, puoi saltare questo passaggio. Versa la farina in una ciotola capiente, poi il sale e con un cucchiaio di legno mescola. Aggiungi l'acqua e mescola finché non viene del tutto assorbita. Non ti preoccupare se l'impasto rimane appiccicoso, va bene così. Copri con un foglio di pellicola e pratica dei fori con un coltello per non creare un ambiente anaerobico. Lascia a temperatura ambiente per un'ora e poi dritto in frigorifero fino a domani. L'abbiamo fatto lievitare in frigorifero perché è un ambiente a temperatura controllata, quindi ti posso dare delle indicazioni più precise. Se vuoi, evita il frigorifero e lascia lievitare a temperatura ambiente. Spolvera una dose abbondante di farina sul piano di lavoro e, aiutandoti con un tarocco, versaci sopra l'impasto. Spolvera ancora e allarga leggermente in modo da ottenere un rettangolo. Dagli un giro di piega 3 da una parte e un altro giro dall'altra. Questo darà forza all'impasto e gli permetterà di sviluppare meglio. Spolvera abbondante farina su di un canovaccio e trasferisci sopra l'impasto tenendo la chiusura verso il basso. Altra farina, chiudi a pacchetto non troppo stretto e lascia lievitare per almeno 2 ore in base alla temperatura dell'ambiente. Questo pane lo cuociamo in pentola, io ho questa in ghisa ma va bene anche in acciaio, l'importante è avere un coperchio, la scaldiamo ben bene a 250 gradi. L'impasto è lievitato, io l'ho lasciato lievitare una mezz'oretta in più. Ora lo ribaltiamo nella pentola con un po' di delicatezza, ma neanche troppa. Rimuoviamo il canovaccio e, se hai messo la giusta farina, si stacca facilmente. Facciamo un'incisione a croce sulla superficie, coperchio e dritto in forno. Cuociamo a 250 gradi con il coperchio per i primi 30 minuti in modo che il pane sviluppi per bene, poi senza coperchio per altri 15 minuti o di più in base allo spessore e alla colorazione che vogliamo dare alla crosta. Il pane è pronto, lo lasciamo riposare almeno una decina di minuti e poi lo possiamo tagliare. Più semplice di così non poteva essere. Buon appetito!